Una sala gremita di giovani studenti e due illustri relatori per parlare di legalità e lotta alle agromafie. Dopo la recente scomparsa dei due poliziotti Denebro di Rino Todaro e Tiziano Granata, l'Unione degli Studenti di Messina ha voluto organizzare un incontro per accendere i riflettori sulla mafia del territorio nebroideo. Studenti degli istituti superiori Nautico e Mauro Lico, consulta degli studenti e collettivo Don Archè dunque questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca per confrontarsi e dialogare con Nuccio Anselmo, giornalista della Gazzetta del Sud, e Giuseppe Antoci, da poco più di un mese ex presidente del Parco Denebro, di agromafie, sfruttamento illegale del territorio, vessazione degli imprenditori contro la giovane ma forte voglia di legalità, la necessità di riscatto e il commosso ricordo di chi si è speso per combattere le ecomafie. Il tema in Calabria e nelle altre regioni con l'applicazione del protocollo che è diventato legge sono numeri dirompenti. Siamo sulla strada giusta, i ragazzi devono percepire che oggi soprattutto è il momento giusto per dire che queste persone, quando fanno le estorsioni, quando chiedono, vessano le persone, vanno denunciati perché oggi ci sono gli strumenti legislativi per assicurarli alla giustizia. Il clima è fortemente favorevole, soprattutto il messaggio che deve passare oggi, lo dico qua ma l'ho detto anche in altri posti, nelle università dove giro molto nel paese, che ognuno deve fare il proprio dovere significa anche denunciare le persone. Il presidente Musumeci sull'opportunità avrà ritenuto che insomma era opportuno, fra i primi atti urgenti del nuovo governo regionale, quello di rimuovere Antoci. Scelte di cui si assume ognuno le proprie responsabilità. Sulla seconda parte invece sono molto provato, perché sono scomparsi due grandi uomini dello Stato, due grandi investigatori, due persone che erano molto forti nel pool antimafia, soprattutto sulle agromafie, sui reati ambientali. Certo, non posso non ricordare che uno di quei ragazzi, Tiziano Granata, è stato coinvolto nel mio attentato, fu quello che insieme al dottore Manganaro cominciò il conflitto a fuoco, fu quello che quando il dottore Manganaro finì i colpi si mise davanti e continuò a sparare facendogli scudo. Ci mancano, ci mancano.